Magistris lo ricorda sempre, Napoli città del valor civile, Napoli città le quattro giornate, e lui è sempre presente nel ricordare a Maturo il saluto della città. Prego Sindaco De Magistris. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, benvenuto al Capo della Polizia, Prefetto Gabriele, nella nostra città, un saluto alle donne e gli uomini della Polizia di Stato, a tutte le autorità e soprattutto un abbraccio affettuoso alla famiglia di Antonio Ammaturo e di Pasquale Paola. Credo che sia molto importante ricordare sempre con questa profonda intensità quello che avvenne tanti anni fa. Non è un omicidio come un altro quello che colpì il capo della squadra mobile, l'agente scelto Pasquale Paola. Quegli sono stati anni bui della nostra Repubblica e che purtroppo, non essendo stata fatta piena luce su quegli anni, in qualche modo continuano a intossicare anche la Repubblica di questi giorni, perché quelli furono gli anni del post-terremoto, del sequestro Cirillo, degli intrecci tra Nuova Camorra Organizzata, poi la guerra tra Nuova Camorra Organizzata e Nuova Famiglia, Brigate Rosse, pezzi di Stato deviati, intrecci tra politica, affari e camorra, insomma temi di inquinamento delle istituzioni che leggiamo anche oggi in forme diverse. E allora mi associo molto alle parole del questore: ci vuole un grande sobbalzo culturale, perché bisogna da una parte schierarsi con tutte le donne e gli uomini che nelle istituzioni non mollano e che non hanno un prezzo, ma anche stimolare la gente a impegnarsi nella politica e nelle istituzioni. Un'ultima parola con davvero sincerità e gratitudine la voglio esprimere anche io, e approfitto che c'è il capo della polizia qui a Napoli per ringraziare le donne e gli uomini di tutte le forze di polizia napoletane e aggregate, che davvero hanno fatto un lavoro straordinario in questi giorni con una perfetta integrazione con la nostra città. Io credo che Napoli ha dato una grande prova di maturità, di senso istituzionale, di spirito di squadra, con umiltà ma anche con quell'orgoglio partenopeo che serve per riscattarsi, perché un popolo si riscatta anche attraverso il senso di appartenenza e di orgoglio. Io sono davvero contento di essere qua e credo che ognuno di noi si deve battere perché un giorno ci possa essere, grazie alla magistratura e alle forze di polizia, piena luce su quel barbaro omicidio che tolse due servitori dello Stato alla nostra comunità e soprattutto alle loro famiglie. Grazie. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco. Abbiamo